È stato un evento eccezionale, penso unico, non dico irripetibile, ma sicuramente molto significativo per la nostra città, la nostra regione. Avere qui il premio Nobel che ha inventato le luci a LED credo che sia veramente stata una cosa molto importante, soprattutto in questo momento in cui il mondo è impegnato in una transizione energetica dall'età del petrolio all'età delle energie rinnovabili. L'era che stiamo affrontando quindi ci consegna un mondo in cui l'efficienza energetica, e Nakamura ha lavorato su questo, sull'efficienza energetica delle luci a LED, è sicuramente estremamente importante. La cosa più interessante è che Nakamura, ha preso il Nobel per la fisica del 2014, ma è un ingegnere che ha lavorato sia come ricercatore, quindi per la ricerca di base nei materiali che hanno consentito la realizzazione di questo famoso LED, sia come ingegnere, cioè diciamo, ha trasferito le conoscenze della ricerca in delle pratiche applicazioni. Questo è un esempio, uno stimolo di come anche le università italiane nei prossimi tempi dovranno organizzarsi. Non è più il momento in cui le università facevano solo pubblicazioni, regalando al mondo un po' l'università italiana questo vizio, le proprie idee, le proprie invenzioni. È giunto il momento che le oltre 50.000 pubblicazioni che ogni anno vengono fatte dai ricercatori italiani si trasformino in tutela della proprietà intellettuale, in brevetti, e alcuni di questi diventano aziende e occupazione e opportunità di lavoro per tanti giovani. Quindi l'Italia, diciamo, ha questo esempio. I LED costituiscono oggi la sorgente di luce più efficiente che c'è. In 10 anni, 15, è stato trasformato il mondo della luce e oggi noi abbiamo la possibilità di ridurre di 4 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica le emissioni nell'atmosfera grazie a questa innovazione tecnologica. Quindi credo che sia veramente un successo per Perugia l'aver ideato l'honoris causa a una personalità così importante che ha fatto tanto beneficio per l'ambiente. Tutto questo fa parte anche di una piccola parte del suo nutrito programma per le prossime elezioni a rettore all'Università degli Studi di Perugia. Ecco, è un aspetto molto importante questo di cercare di rendere l'Università di Perugia ancora più internazionale anche grazie a queste cose. Sì, è uno dei punti principali. Ormai la sfida delle università è una sfida globale. Non siamo più nei tempi di 40-50 anni fa, dove anche i giovani che venivano a studiare a Perugia venivano dalle 4-5 regioni del sud. Ormai l'Università di Perugia si proietta in una dimensione europea e internazionale e deve avere degli strumenti adeguati. Uno di questi è il prestigio internazionale che può vendere e può dare al mondo. Ha dei grandissimi ricercatori, ma credo che i nostri ricercatori, noi stessi, dobbiamo essere connessi con il mondo. E quindi in una sfida mondiale globale non possiamo non avere contatti e addirittura incardinamenti di anche premi Nobel, perché no?